In Europa la situazione sanitaria resta preoccupante. È quanto ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza a Parigi, durante la quale ha indicato che sono stati forniti agli Stati europei 1.200.000 dosi di vaccini anti-Covid. Il tasso di vaccinazione complessivo è del 70%, quello dei soli adulti dell'80%. Intanto la variante Omicron corre e in Gran Bretagna è intervenuto l'esercito per far fronte alle carenze di personale che stanno soffrendo gli ospedali londinesi, alle prese con l'aumento dei contagi e dei pazienti e le assenze dello staff sanitario dovute ai contagi e alle quarantene. L'intervento dei militari, già avviato in alcuni ospedali, proseguirà fino alla fine del mese. In Austria invece è in forza l'introduzione dell'obbligo vaccinale dal 1 febbraio. La società Elga, che gestisce le tessere sanitarie in Austria, comunica che il registro vaccini non sarà pronto prima di aprile. Mentre il mondo continua a fare i conti con la pandemia, in Perù il ministro della Salute ha registrato il primo caso di morte per flurona, la co-infezione di influenza e Covid. L'uomo deceduto aveva 87 anni e non era vaccinato contro il coronavirus. Il governo giapponese intanto si appresta a dichiarare lo stato di emergenza nelle prefetture di Okinawa, Hiroshima e Yamaguchi a causa degli incrementi allarmanti dei contagi da Covid. Rio de Janeiro ha annunciato per il secondo anno consecutivo l'annullamento delle celebrazioni di strada del carnevale del prossimo mese. In India infine i casi sono cresciuti di quasi 5 volte in una settimana, spingendo il governo a imporre l'obbligo di quarantena di 7 giorni a casa o in albergo per tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in India.